Siamo fatti così, siamo proprio fatti così. Na, 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 na. Chi sa le parole e la continuazione della canzone me lo può far sapere. Sì, lo so, la cintura non va messa così. Già l'ho messa, accontentatevi. Accontentatevi. Detto questo, iscrivetevi al canale e seguitemi sulla pagina Facebook, che è fondamentale. Sul canale dei Giargia ho messo, trovate il link in descrizione, le possibili avversarie del Milan in Coppa. Io tifo per Karabakh, per andare in Azerbaigian, o se no Friburgo, anche non mi dispiacerebbe. E mi raccomando, perché c'è la nuova promozione: prendi una, regalo uno, cioè prendi uno, paghi uno, prendi due. Poche parole, paghi due, prendi quattro, paghi tre, prendi sei. Hai capito, no? Paghi la metà. Comunque, l'importante è che hai capito. Ah, devo andare a prendere la roba del mio amico Marco. Bravo, che mi sono ricordato. Detto questo, ragazzi, gioca Sbarlafius. Gioca il giovane Bartesaghi. Voi direte: ma Cioccolino, ma come fai a sapere le cose in anticipo? Ti abbiamo visto che eri lì con Furlani, con Moncada. Ma te le dicono loro queste cose? No. No, non me le dicono loro, però vado per logica, come vi ho detto stamattina. Quanti minuti ha fatto Giancarlo? Non ho capito come si chiama realmente, se Giancarlo o Giancarlo, che io avrei fatto giocare col Frosinone, ribadisco, e per me dovrebbe giocare. Quanti minuti ha fatto? Indovinate, col Milan? Zero. Zero. Ha fatto giocare un'amichevole quest'estate, tra l'altro giocate anche bene, secondo me. Cioè, non mi dispiace come giocatore, anzi, mi piacerebbe vederlo. Tanto stamattina mi sono ricordato di dirvi che tornerà anche Pellegrino prima o poi. Che fine ha fatto Pellegrino? Tornerà pure lui. Quindi non penso che compreranno 200. Cioè, se torna Gabbia non pigliano nient'altro. Ma se si fa male Tomori rimane. Ma così sarà, ragazzi. Comunque, stavo dicendo, per domenica, che dovrei essere allo stadio con il mio amico Blasco, ancora non l'ho sentito, ma dovrei esserci. Per me gioca Bartesaghi. Perché? Perché Giancarlo Simic non ha fatto manco un minuto, mentre Bartesaghi qualche minuto, niente di eccezionale, ma qualche minuto gliel'ha fatto fare. Qualche minuto. Quindi, siccome mancherà Calabria, che è stato espulso e squalificato, tra l'altro 5 espulsi, 7.000 ammonizioni, siamo la squadra più cattiva del campionato. Indovinate chi è la squadra più brava con meno cartellini? Ve lo lascio indovinare, sarà una casualità. Nella Marotta League sarà una casualità. Un favore a partita hanno questi qua. Ho visto che c'era un rigore anche per la Sociedad. Una partita ce ne hanno, va bene. Però sono forti, sono forti, sono forti, sono forti, c'è niente da fare. Un favore a partita. Detto questo, un po' che non gli lanciamo frecciatine. Secondo me gioca Bartesaghi, perché qualche minuto ogni tanto l'ha fatto. Anche con il Newcastle è entrato Bartesaghi alla fine per tenere, no? Tolto Leao, ha messo Bartesaghi. Lì il terzino sinistro è il suo ruolo, quindi sposterà Florenzi a destra e farà giocare Bartesaghi. Il dubbio qual è? Il dubbio qual è? Già Wudikhyu. Sapete qual è il dubbio, o secondo me la certezza che ci sarà? Che il lavoro che fa Florenzi di scalare al posto del centrale, andare in mezzo al campo, questo e quest'altro, non lo so se il giovane Bartesaghi lo può fare o lo sa fare, anche perché in realtà facciamo casino già con Florenzi e figuriamoci se lo vuoi far fare a un giovane. Meglio che non lo fanno sto lavoro qua. Mi auguro che Teo faccia il centrale lì, meglio, mi auguro. Io avrei fatto giocare Teo e avrei messo Simic e buonanotte, però purtroppo non la faccio io la formazione. Mi auguro che, siccome giocherà Bartesaghi, secondo me, poi magari gioca sì, ma magari sarebbe top, perché Teo torna nel suo ruolo, Florenzi lo metti sempre a destra, sarebbe meglio, però dubito che Pioli ci faccia sto regalo. Adesso vado a prendere quella roba dei Giaggio del mio amico Marco. Giocando Bartesaghi sarà così. A centrocampo invece,
Ah, stavo dicendo, sperando che Teo rimane lì, non facciamo più sto scambio intercontinentale, teniamo una difesa un po' coperta e possibilmente un centrocampo coperto, perché poi Paladino è uno che a calcio sa giocare, che gioca soprattutto con i sottopunta, i vari Colpani, bel giocatore, e gli altri che mette lì, Pessina che si inserisce, Dani Mota, eccetera, eccetera, eccetera. Come si chiama quella? Non mi ricordo. Quindi quello va proprio a giocare lì, tra la difesa e il centrocampo, che è proprio il buco del Milan. Quindi speriamo che Pioli dice, cavolo, questi giocano proprio lì dove io ho il buco. Siccome non siamo a un glory hole, sarebbe meglio coprirsi, che dici? Questo è per gli amanti del genere. A centrocampo, secondo me gioca Bennacer titolare. Può giocare titolare finalmente Bennacer? Il problema qual è? Che Pioli lo vede trequartista. E quindi ho paura che lo farà giocare al posto di Loftus-Cheek. Spero di no. Spero di no. Spero che lo metta davanti alla difesa. Possibilmente con un incontrista. In questo caso ci starebbe bene anche Krunic. Ve la dico tutta. Poi è arrivato l'ordine dall'alto che Krunic non deve giocare. Vuoi mettere Adli o Musa? Metti uno tra Adli e Musa. Quindi io metterei davanti alla difesa Bennacer e uno tra Adli e Musa. Io. E Reinders invece gli farei fare quel ruolo lì, metà partita Loftus-Cheek, metà partita Reinders. Gli farei fare quel ruolo là, da trequartista, un po' più alto. Farà così Pioli? Secondo me metterà Reinders e Musa dietro e Bennacer davanti e farà riposare Loftus-Cheek. Perlomeno il primo tempo. Poi, secondo tempo, spero che entri pure Loftus-Cheek. Se non entra, perché magari le cose vanno bene, volesse Özil, sarebbe anche meglio, ma è così. Dovrebbe giocare Leao, anche se ha fatto 80 minuti comunque appena tornato. Giroud, io avrei fatto giocare Jovic, però secondo me giocherà Giroud. Anche perché adesso giocheremo una volta a settimana, quindi probabilmente inizia con Giroud. E potrebbe giocare Çukur al primo minuto, al posto di Pulisic, che lo fa riposare perché si è stancato. E poi giustamente il giocatore è entrato, ha fatto gol, si è fatto. È giusto che lo fai giocare. Quindi questa secondo me è la formazione possibile. È quella che farei io? Nì. Vi ho detto cosa farei io, però questa è la formazione secondo me giusta. Scrivetemi secondo voi quale sarebbe la formazione ideale. Io vi dico la mia ideale per la situazione, per il turnover, per prevenire gli infortuni, per tutto. La mia ideale è Maignan, Florenzi, Simic, Tomori, Teo Hernandez, Bennacer, Musa o Krunic. Meglio Krunic. Meglio Krunic perché devi contenere. Reinders barra Loftus-Cheek, metà partita a testa, valutare chi prima chi dopo, forse prima Loftus-Cheek, però valutare. Giroud, Leao, Çukur-Çukur. Ma come, tu che dici sempre che Pulisic è un campione? Pulisic è un campione, per me ne gioca sempre, però sta giocando tutte le partite, è un po' fallo riposare, al massimo secondo tempo metti Pulisic. Sempre meglio che secondo tempo mettere Chukwueze, no? Secondo tempo mi tengo Pulisic. Questo lo farei io. Fatemi sapere cosa fareste voi. Ci vediamo stasera post partita della Juventus. Ci provo a farlo, ci provo. Vediamo. Ah, vi dico anche che io spero che vinca la Juventus. Ma come, Ciacolino? Se gli tolgono la seconda stella, che non è una seconda stella finta di quelli là, godo come un porco. Quindi finché c'è l'Inter lì, la Juve deve vincere. Se dovesse cadere l'Inter, allora va bene che perde pure la Juve. Va bene? Ciao, bene.